sembra un po' paradossale in questo momento determinate dichiarazioni di una parte e dell'altra, c'è una grande fibrillazione a livello politico. Questa mattina qua dentro si parla di utero in affitto, cosa dirà il presidente, ex presidente, dove sia. Noi siamo convinti invece che questo nostro paese può risalire la china, direi proprio partendo da una battaglia che è a difesa dell'uomo, proprio rimettendo al centro la questione antropologica della vita, della persona, della famiglia, attraverso la quale poi necessariamente si hanno le ricadute anche politiche e legislative. Muoversi, Eugenia prima ha illustrato le motivazioni del perché è nato questo comitato e quali sono le problematiche in campo, casuale, simbolica se vogliamo, non che gli uomini siano esclusi, ovviamente saranno assolutamente coinvolti. Ma volevamo dare un segnale particolare. Credo che sia tra le violenze più orribili, più solo è una violenza fisica, ma anche psicologica. Vorrei farvi qualche passaggio per capire di che cosa si tratta, appunto, dei paesi più poveri. In India pensate che siamo intorno alla stessa tipo di regolamentazione. Donne che riceveranno l'1-2% di quanto guadagnerà invece la società che stipulerà i contratti, cioè qui si sta commissionando un prodotto, il figlio, il bambino, che guarda caso quanta fatica abbiamo fatto nell'epoca della fecondazione artificiale, dire guardate che parliamo già di un